Ciao ragazzi, e non potevamo che andare a trovare Enrico Guala. Guarda, gli do il 5 perché è un mito, colui che tiene alto veramente la passione, quella vera, della mountain bike. Ora, chiusa questa marchetta, che non è una marchetta perché se lo merita, vai Enrico, ti do la parola, dici quali sono le novità di 4Gwimp. Allora, io partirei da De Vinci, l'ultima nata dalla collaborazione tra Steve Smith e Dave Wiggle. La Wilson 27,5, presentata in anteprima a Eurobike e oggi qui ad Expo Bici, sono riusciti ad abbassare ancora il baricentro, triangolo davanti in alluminio, carro in carbonio, secondo me una delle bici più sexy, la bici che non mi fa dormire la notte, sia nelle forme che nei contenuti tecnici. Quello te lo diremo quando ce la farai provare. Appena arriva. Sexy, è veramente sexy. Altre cose da dire su questo? Passiamo da un'altra parte. Ci sarebbero un milione di cose da dire sulla Wilson, però passiamo sul resto delle cose e poi quando la provi te le diremo. Seguimi. E con il claim largo e meglio, che vuol dire tutto qua per noi in Italia, vediamo che cosa ha da dirci Enrico su questo nuovo prodotto. Stiamo parlando delle ruote Ibis in carbonio, 35 di canale interno, 41 esterno. Nel 2006 Ibis ha rivoluzionato il mondo della mountain bike introducendo la Ibis Mojo, 140 di corsa in carbonio, ci hanno dato dei matti completamente. Quest'anno Ibis lo ha rifatto, non con una bici, ma introducendo una dimensione sul canale del cerchio in carbonio che nessuno ha. 35 interno, 41 esterno, sia 27,5 che 29. Anche questa è una cosa, Luca, che bisogna provare, perché quello che succede quando monti una gomma su una dimensione così è che cambia completamente la guida della bicicletta. Cambia proprio il feeling, chiaramente. C'è qualcos'altro da dire su queste ruote? Beh, chiaramente la fascia di prezzo sarà un prodotto alta gamma? In realtà non troppo, 1499 per una coppia di ruote in carbonio è un ottimo prezzo. Ibis ha voluto lavorare con i raggi normali, quindi raggi normali, nipples normali, cerchio in carbonio, per dare possibilità a più gente possibile di diventare ibisiani, cambiando il modo di andare su qualunque mountain bike monti questa roba. Tra 3 anni vedrai che sarà tutto così. Soprattutto in caso di rottura raggio, uno si deve scervellare per trovare un pezzo di ricambio. E comunque con un prezzo così è chiaro, sono sempre 1500 euro, però per una ruota in carbonio con queste caratteristiche è un ottimo prezzo. Regalate, raga, regalate. Andiamo. E non potevamo che parlare di DVO Diamond. Vai Henry. Developed Suspension non ha bisogno forse neanche più di troppe introduzioni. Oltre alla Emerald, che ormai distribuiamo da un anno e che ha un po' cambiato gli standard delle forcelle da discesa, finalmente introduciamo la forcella da enduro. Comunque una forcella con 140, 50 o 60 di corsa nelle 3 misure. Caratteristica fondamentale della Diamond, la stessa tecnologia che abbiamo e le stesse regolazioni che abbiamo sulla Emerald, quindi compressione alle alte e alle basse, ovviamente ritorno, forcella d'aria, ma soprattutto OTT, off the top, cioè la regolazione, una giga molla negativa regolabile su un range ampissimo di regolazione. Ti interrompo, spiega per quelli che come me non sanno che cos'è la giga molla negativa, ragazzi. La giga molla negativa è una molla negativa molto grossa. Una molla negativa è un elemento elastico che contrasta l'elemento elastico principale, che è l'aria. Il famoso carico, quello che annulla il carico di stacco di una sospensione ad aria. In parole povere vuol dire che un rider che pesa 50 kg può avere una regolazione della sensibilità di partenza come un rider che pesa 100 kg, perché possiamo regolare la curva di compressione, il carico di stacco su un range molto ampio, quindi avere una personalizzazione della funzionalità dal carico di stacco alla curva di compressione sino alla progressione in fondo totale, lavorando sui 2 parametri, molla positiva aria e molla negativa OTT. In più, questo non ve lo dico per esperienza personale finché non l'avremo provata, ma chi ci sta mettendo sopra chilometri e chilometri ci dice che nella parte centrale dell'escursione Diamond sostiene molto di più delle altre forcelle. Anche questo te lo dirò quando la proveremo e quando magari la proverai anche tu. Molto bene, e ho capito alla perfezione il discorso della giga molla negativa.
andiamo Tommy. E chiudiamo con Evo, che mi sono anche preso un cazziatone da Enrico perché a Friedrichshafen abbiamo parlato di Evo, ma secondo lui non abbiamo detto una delle features più importanti di Evo. Hai ragione, faccela vedere. Allora, Evo ha introdotto gli zaini con paraschiena in tre misure già 5 anni fa: small, medium large ed extra large. E questo, scusami, io pensavo che fosse percepito dalla gente, cioè è una delle qualità degli zaini Evo. Beh, d'altronde un nano come me o un gigante come Andrea non possono avere lo stesso paraschiena, quindi la logica è che il paraschiena deve essere proporzionato all'altezza del torso della persona. Non bastano, secondo Evoc, tre taglie e quindi introducono da quest'anno un modello che è il Ferrari Track in taglia XS. Questo dà la possibilità alle persone al di sotto del 1,50 m di poter utilizzare uno zaino con paraschiena certificato, ultra leggero, e soprattutto di aprirsi verso quel mondo dei ragazzini che sempre di più stanno rappresentando un mercato crescente e una risorsa importantissima. Tuo figlio Leonida ormai è lì, ci siamo, ed è veramente il nostro futuro. Quindi è importante pensare, progettare e sviluppare prodotti per loro. Guarda, è talmente bravo che chiudiamo con un 5 e ci rivediamo per il party. Grazie ragazzi e ciao a tutti gli amici di BC Live. Passione numero 1.